Buongiorno a tutti. Oggi voglio fare il terzo scenario. Jenny ha bisogno di aiuto di Robinson Crusoe, avventura sull'isola maledetta. Lo scenario numero 3 e in questo caso il nostro obiettivo è quello di salvare Jenny e cercare di fuggire dall'isola. Infatti la nostra situazione è veramente difficile dopo il naufragio, ma guardando più avanti troviamo una delle vostre compagne di viaggio, la bellissima Jenny, che è intrappolata su uno scoglio solitario nel bel mezzo dell'oceano. Dobbiamo quindi costruire una zattera, andare a salvarla e poi, importante, sbrigarci per continuare a costruire la barca o la scialuppa di salvataggio per andarcene in caso, cercando di sfuggire all'uragano che sta arrivando. Quindi l'obiettivo dello scenario quindi è quello di fare prima la costruzione della zattera, che coinvolge la costruzione della corda e del legno, e poi la scialuppa di salvataggio, che prevede la corda, 6 legni, 4 pelli e un coltello. Costruito tutto questo, iniziamo immediatamente lo scenario. Ci sono poi 8 round e il meteo che arriverà durante il round è soltanto il dado rosso che produce danni, belve o perdita di cibo. Guarderemo le regole speciali di Jenny, che ha una sua, diciamo così, dei punti vita. Infatti lei parte partendo qua, alla fine di ogni turno lei perderà 2 punti vita. Non deve cibarsi, non è importante la notte fuori, lei ad ogni turno perderà 2 vite. Quindi di fatto noi abbiamo 5 round per cercare di costruire la zattera, fare l'azione di esplorazione, ma lo vedremo, per cercare di salvare Jenny. Una volta che Jenny sarà, diciamo così, salvata, dovremo costruire la scialuppa di salvataggio con il materiale di cui vi ho parlato, e per allora speriamo di riuscire a farlo entro l'ottavo round. Come personaggio di scenario ho lasciato un attimo da parte il nostro carpentiere per prendere il cuoco, che trovo essere un personaggio buono soprattutto per il fatto che può spendere cibo per guarire e può spendere token determinazioni per provvedere cibo, e questo è abbastanza buono come obiettivo perché mi permetterà di ovviamente di poter trasformare comunque il cibo, la determinazione in cibo, e anche per curarmi, anche perché una volta che Jenny arriverà sull'isola insieme a me dopo essere stata salvata con la zattera, diventerà un personaggio attivo che avrà la sua pedina ma potrà solo curarsi. Questo è l'obiettivo. Ovviamente ho già preparato il mazzo incontri, il mazzo mostri, daremo comunque una mescolata ad ognuno di quei mazzi. Devo andare a prendere le 4 carte narrazione che serviranno per la partita e le 4 carte avventura, quindi 3, 4, sono solo 8 ovviamente le carte iniziali perché ci sono soltanto 8 round. Andiamo a dare una bella mescolata al mazzo, quindi ne prendo 1, 2, 3, 4, quindi abbiamo già, queste sono le 8 carte che vado a mescolare per preparare il mazzo degli eventi. Il nostro morale ovviamente parte da 0, i livelli palizzata, tetto e tenda sono ovviamente tutti azzerati. Abbiamo preparato il mazzo degli eventi, che ovviamente non produrrà niente di buono. Andiamo a mescolare gli oggetti e ne sceglierò 5 da prendere. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, allora ho delle cose che riguardano il muro che aumenta la palizzata. Non male questo muro, non serve niente, basta costruirlo per aumentare di 2 la palizzata. Molto importante in caso peschi carte con il libro, perché un uragano si sta avvicinando, una tempesta colpisce l'accampamento e perdo una palizzata. Ho le cinture, quindi il coltello e una pelle mi permette di guadagnare un supporto all'azione raccolto. Ho l'arco, che non è male perché mi dà 3
tre forza di animali, di forza di attacco, ma ho bisogno coltello e corda. Tra l'altro, coltello e corda sono quelli che devo anche costruire in ogni caso. Quindi potrebbe essere interessante l'utilizzo dell'arco, il pozzo che mi permette di spendere, di tirare il dado marrone se viene una ferita. Prendo due cibi e ho il recinto che con la corda e il legno posso coprire, insomma è un recinto che mi permette di collocare più un cibo al mio accampamento. Poi vado a pescare e tra le carte che mi dice come modifiche alla preparazione, se pesco l'equipaggiamento di partenza barometro di Fitzroy, dove devo scartarlo e pescare un'altra carta, perché il barometro di Fitzroy mi permette di vedere in anticipo quale sarà il dado meteo, ma di fatto non sarà come dire importante in questa partita perché il meteo non lo attiverò. Allora ho una bottiglia vuota e ho un fiasco di rum, quindi ferite che vengono curate e attacchi che posso fare. Va bene, non sono brutte armi, io le piazzo qui nella fase nell'area notte, così da tanto so che devo fare l'azione notte per ultima, così da recuperare un po' di spazio sul nostro tavolo. Abbiamo le due ferite che posso andare a curarmi, questo potrebbe essere interessante, e la bottiglia vuota che è due di attacco. Va bene, abbiamo Venerdì, abbiamo il nostro cane, abbiamo il nostro cuoco e vi spiegherò quelle che sono le sue quattro abilità speciali. Andiamo con la pesca delle prime carte dell'evento iniziale, che è di solito un evento positivo, è guarda, questo qui che è il capitano che va a prendere legno. Molto molto bene, il legno è fondamentale in questo gioco, come sempre. Qui è il forziere del capitano, posso andare a prendere con un personaggio un legno, oppure un legno un altro, con due personaggi un legno e un altro oggetto di base, di partenza. Non male. Primo round, quindi abbiamo solo 8 round per fare tutto questo, ma entro il quinto, 1, 2, 3, 4, 5, entro il sesto round devo aver costruito la zattera, altrimenti Jenny muore, se muore Jenny finisce la partita. Cominciamo quindi con la fase vento già girata, la fase morale lo sappiamo, spingiamo avanti di 1 il morale e prendiamo un token determinazione. Fase azione, fase produzione, abbiamo il nostro legno e abbiamo il nostro cibo. Legno fondamentale per la zattera perché ci vogliono due legni e una corda. Corda che però sarà possibile essere costruita soltanto sulle pianure. Quindi adesso come al solito posso costruire solo la pala, la corda, mentre il coltello necessario anche lui è sulle rocce, quindi sarà importante andare a prendere della roba di esplorazione. E nella fase appunto di pianificazione sicuramente i miei due amici Venerdì e il cane, sempre in combo, andranno ad esplorare. Io direi che un personaggio lo mando a prendere un legno, cosa fondamentale per costruire, ne ho bisogno 6 per costruire la scialuppa di salvataggio, più 2 della zattera, più qualcosa per costruire qui, quindi il legno è fondamentale. Potrei mandare un altro personaggio qui per prendere un altro oggetto base, che potrebbe essere importante, ma preferisco andare ad esplorare. Quindi voglio subito cercare di rivelare le tessere che, al contrario della nebbia, saranno sempre utilizzabili una volta esplorate. Quindi questo è il mio piano. Quindi partiamo dopo la fase pianificazione, cioè la fase azione. Forziere del capitano, ho un personaggio qui, scarto questa carta e torno indietro dopo aver recuperato il secondo legno. Andiamo a fare la prima esplorazione con Venerdì e con il cane. Andiamo a dare una bella mescolata alle tessere mappa per determinare quali saranno le carte che... Oppa, l'ho già vista. Era una bella tessera, mannaggia. Era una bella tessera, Vabbè, vabbè, facciamo che rimane così. Era una tessera a montagna, ok. Quindi andiamo a esplorare qui, giriamo... Ed è la tessera montagna. Oh, molto, molto, molto bene. Quindi ho esplorato la tessera montagna, il che mi permetterà
di costruire la corda e il fuoco. Il fuoco poco mi interessa, la corda è fondamentale. Ah no, no, non la corda. Oh oh. La montagna, il fuoco e il coltello. Vabbè, il coltello comunque è importante, quindi dovrò costruirlo, ma è più importante la corda. Comunque, cibo e legno, non male. Un token esplorazione, andiamo a dividere un pochino anche qui i token esplorazione, quindi andiamo, voilà, qua mi si sono girati tutti, token esplorazione, ok, quindi andiamo a prendere i token esplorazione e ne devo prendere uno, quindi peschiamo un token esplorazione e sono due cibi, buone, buone, le due larve mi sembrano buone e c'è un totem. Qui ci sono quattro totem che potranno essere rivelati. Il primo totem sono le rocce scivolose. Il giocatore che sta esplorando la tessera, vacca, è proprio venerdì, subisce due danni. Beh, molto bene, due danni per venerdì. Non devo più prendere danni con venerdì. Cavolo, non l'avevo letto questo. Non me lo ricordavo in realtà, non che non l'avevo letto. Quindi venerdì si prende due danni, devo stare ben attento. E quindi il primo totem è stato ritrovato. Ok, poi finita questa azione, andiamo alla seconda azione di esplorazione. Quindi dovrò tirare ovviamente i dadi. Vado a mescolare anche il mazzo esplorazione, i tre dadi che rappresentano allora una ferita, e in questo caso è il mio cuoco che torna indietro con una ferita. Yes, quindi riesce ad esplorare, ma si prende anche una carta avventura. Quindi per andare a esplorare questa questo pezzo di terra qui, vediamo che cosa è successo. Sentiero sbagliato. Trascorrete la fase notte fuori. Vabbè, tanto l'avrei dovuto trascorrere comunque fuori. All'inizio del prossimo round, prima della fase 20, ottenete due legni. Buonissimo questo, Questo è davvero davvero buono. Ottima carta, legno ne ho bisogno, Ne ho bisogno almeno 6 più 2, 8 più almeno 9 o 10. Buonissimo. Quindi è una carta positiva, è una carta estremamente positiva e ho pescato un bel fiume. Bene, non mi dispiace il fiume, perché potrò fare l'argine spendendo un legno. E penso che il fiume mi faccia fare anche la mappa, ma la mappa adesso non so se voglio farla. C'è un altro token esplorazione che è un tesoro, il che non è male, e c'è il secondo totem. Il secondo totem mi dice che ho scoperto un vecchio cimitero e il mio morale 1-2 scende di 2. Cavolo, no buono, no buono. E quindi mettiamo il totem numero 2. Ok, ok, allora io direi a questo punto abbiamo fatto tutte le nostre esplorazioni, quindi questi diventano agibili. Ovviamente vado a spendere il tesoro per andare a prendere tutte queste carte e dargli una bella mescolata, così da andare a vedere quale tesoro ho scoperto nella mia esplorazione. Ho trovato la ciotola cerimoniale. Che cosa fa la ciotola cerimoniale? Mettete un artefatto di un'antica tribù, non l'ho mai visto. Mettete questo token yes, cioè devo ritirare, sulla vostra scheda personaggio, ok? A partire dal prossimo round dovete rilanciare un risultato per azione. Rimescolate la carta nel mazzo evento. Ma non è un tesoro, questa è una maledizione. No, vabbè, ho beccato la ciotola cerimoniale, che cacchio, è la cosa più sfigata del mondo. E quando arriverò sconfiggerò la maledizione. Ma porca miseria, ma non è possibile. Cioè io becco un tesoro, vado a beccare l'unico tesoro sfigato che c'è. No, vabbè, non è possibile. Devo ritirare ogni volta che faccio un'azione che viene yes. Molto bene. La cosa già si complica di partenza. Ai ai ai. Ok. Va bene, il tesoro l'abbiamo scoperto. Fase meteo non c'è niente. Fase notte. Quindi sposto l'accampamento. Dovrei abbassare la palizzata e il tetto, ma siamo a quota 0, quindi 0 erano, 0 rimane. Ovviamente allargo qui perché mi dà la possibilità di aprire più spazi. Poi
Dobbiamo mangiare il cibo, quindi riesco a mangiare un cibo. Jenny si prende una, due ferite. Dormo fuori la notte, prendo una ferita. Va bene, no, non va bene, ma ho abbassato pure il morale, quindi quello non mi piace molto. Va bene, abbiamo finito la fase notte, quindi parte il secondo round. Mi dice, trascorro la notte fuori, all'inizio del prossimo round, prima della fase letto, ottengo due legni. Va bene, andiamo a prendere due legni, siamo a quota 4, non male, eh? Non male, poi ne prenderò un altro anche qui, sempre ammesso che l'evento è un evento libero. Quindi l'evento libero mi dice, un uragano si sta avvicinando, dovrei abbassare quel livello. Richiesta non soddisfatta, prendo semplicemente una ferita. Ok, scartate due carte invenzioni e ciascun giocatore scarta un token determinazione, è una depressione. Scarto due carte invenzioni, allora sicuramente la pentola non l'andrò mai a fare e diciamo che neanche le cinture andrò a fare, quindi scarto due carte invenzioni, via. Devo perdere uno di questi, un token determinazione. Poi, se vado qui a pagare un personaggio e un cibo, scarto la carta e prendo due token determinazioni. Se no, dovrò scartare due carte invenzioni e abbassare ancora il morale di uno. Non mi piace per niente, però va bene. Ok, l'evento è stato fatto. Andiamo a fare la fase morale. Sale di 1 da meno 1 a 0. Almeno non prendiamo la ferita, ma non guadagniamo determinazione. In compenso, però, prendiamo un cibo e una banana. Quindi va bene, va bene. Abbiamo 5 legni, non male. Un cibo e un legno, scusate. E quindi andiamo alla fase di pianificazione. Allora, sicuramente loro vanno ad esplorare e diciamo che posso cominciare a provare a costruire il coltello. Dov'è il coltello? Dove l'ho messo? Eccolo qua, il coltello. Quindi se vado a costruire il coltello ci vuole un personaggio che va a costruire, quindi lui lo mando sul coltello. Dov'è? Coltello, eccolo qua. E lui lo mando a esplorare. Così vediamo se riusciamo a esplorare qualcosa di positivo. Va bene. Allora, niente qui, niente qui. Costruzione. Tiriamo il dado. Holo yes, eh? Quindi sono maledetto. Mannaggia. Allora, venuto yes, venuto il punto di domanda, ma lo yes lo devo ritirare. Beh, è venuto ancora yes, va bene, quindi sono riuscito a farlo. Questo token non se ne andrà via, quindi viene il punto di domanda. Sono riuscito a costruire però il coltello, quindi lui torna indietro. Questa viene tolta, il coltello va nell'area di preparazione, mi aumenterà di 1 l'attacco. Andiamo a leggere cosa dice. Allora, meno 1, quindi andiamo a abbassare il morale. Rimescolate la carta. Ho avuto una crisi e si abbassa il morale e andiamo a rimescolare le carte. Quindi abbiamo già due carte nel nostro mazzo che io vado a mescolare. Oppala, è caduta una carta. Ok, non c'è niente all'inizio, però la costruzione è stata fatta. Ok, esplorazione, andiamo a esplorare con successo, quindi andiamo a rivelare la terza tessera ed è un altro fiume. Va bene, è un altro fiume, quindi, no, è qua basso. È un altro fiume che ha un animale, quindi andiamo a prendere e a dare una mescolata anche agli animali. E ha del cibo, ma la cosa buona e positiva è che ha 3 token, quindi abbiamo 1, 2, 3, benissimo, che vado subito a rivelare. È un token con la X, che è la capanna in rovina, vedete che è questa, mi darà 2 legni, ottimo, 2, 4, 5, ottimo. Poi abbiamo il veleno, che devo costruire la pentola, ma la pentola l'ho già buttata via, e ho una candela che mi aiuterà nella costruzione. Va bene, dai, non male, non male. Quindi
Altra esplorazione, vediamo se riusciamo ad esplorare. Allora, se riusciamo a esplorare, non prendiamo ferite, non male. Punto di domanda, ma devo ritirare l'esplorazione, yes, meno male. Quindi riusciamo ad esplorare questa tessera qui, ma mentre esploriamo troviamo una vecchia capanna. Decidete, scartate questa carta oppure pescate due carte mistero, risolvete solamente il tesoro e la belva e mescolate la carta nel mazzo evento. La belva, io quanto ho di forza? Col coltello che sarà costruito, però dopo posso arrivare a 3 forza, non male, ma io scarto questa carta, via, non voglio carte nel mazzo eventi. Ok, siamo riusciti, quindi andiamo a pescare la carta, che è una carta, non è la carta corda, non posso costruire la corda, mattoni, che posso farci mattoni di sopra, ok? Cibo, pesce, totem, ancora un altro totem, è il terzo totem, e un token esplorazione che è i rampicanti che mi danno più una palizzata, non mi dispiace. E il totem numero 3, ho trovato dei resti di alberi e pennoni, mettete l'invenzione corda nello spazio risorse future. Oh, grandissimo la corda, potrò andare sulla zattera, potrò andare a fare la zattera perché ho la corda e due legni, poi devo andare a uccidere animali, questo è l'obiettivo. Bene, molto bene aver pescato, scusate, il terzo totem, molto bene. Molto, molto bene, perfetto. Abbiamo finito l'esplorazione, abbiamo finito quindi la fase azione, fase meteo ovviamente non succede niente, fase notte. Allora, nella fase notte andiamo a mangiare, innanzitutto questo diventa tutto disponibile, quindi il coltello e la corda vengono disponibili e sale il mio livello di attacco 1. Questa rampicante io lo vado subito a spendere per alzare il livello di palizzate, perché tanto non ho intenzione di muovermi. La candela magari la userò dopo. Questo token di fatto non serve più perché la pentola l'ho eliminata, quindi non posso più costruire niente. E ho questa X che mi dà 2 legni che io vado immediatamente a prendere. Va bene, 2 legni. Ragazzi, siamo a quota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 legni. Ottimo. Ottimo davvero. Ok, fase notte, quindi andiamo, non sposto l'accampamento, quindi la mia palizzata rimane a 1. Mangio una banana, così non prendo danni, ma prendo comunque un danno a causa del fatto di dormire fuori, non avere... Potevo spostarmi qua, Potevo spostarmi qua. No, dov'è che era un rifugio naturale? No, non c'è il rifugio naturale. Ah, avevo visto un rifugio naturale, me l'ero inventato, quindi niente. Quindi il mio morale scende a meno 2. Ai. Terribile avere il morale così basso. Devo fare un'azione qua per aumentare il morale. Anche perché adesso non ho token determinazione. È un bel problema. Ok, vabbè, questo è... Dovrò risolverlo pian pianino questo, Devo risolverlo pian pianino, mi servono tantissimi token determinazione. Ok, finito la fase azione, quindi tutte le azioni sono state fatte, fase meteo niente, fase notte, non sposto l'accampamento. Ogni giocatore deve scartare un cibo, e l'ho scartato. L'ho già fatto, scusate, ho già fatto tutto la fase notte. Ok, dobbiamo fare quindi la fase evento. Questa carta prima si... gira ed è l'isola contrattacca, isola maledetta, non c'è alcun dubbio. Ok, allora parte il libro e parte due volte il libro, quindi la tempesta mi toglie uno e va bene, e poi mi fa un altro danno perché dovrei togliere, calare di 2 la palizzata, quindi sono 2 danni. Allora, se mando un personaggio qui, scarto la carta e ottengo una determinazione oppure prenderò un altro danno. Non è buono, però ho pescato solo carte danni, arriveranno altre, spero arrivino in altre, intanto siamo al terzo round. Ma, allora, detto che devo costruire,
Quindi, allora andiamo. No, sì, devo costruire la zattera per andare, intanto che lei si prendeva due. Devo andare a costruire la zattera per andare da Jenny. Allora, devo fare un'azione di costruzione. Allora, il primo obiettivo è quello di salvare Jenny. Per farlo, avete bisogno di costruire l'oggetto zattera per poi compiere un'azione esplorazione sulla zattera. Quindi, prima costruisco la zattera, poi farò l'azione esplorazione. Quindi, mi serviranno uno o due turni o tre round per fare il resto. Va bene. Allora, direi che a questo punto andiamo a costruire per forza la zattera. Quindi andiamo qui con la mia candela. Quindi andiamo con la candela qui e due legni per farla, per avere la sicurezza di costruire la zattera. Poi andiamo ad esplorare ancora, mentre lui a questo punto o lo mando qui o lo mando qui per prendere un po' di determinazione e spostare avanti questo, se no è una tragedia. È una tragedia. Sì. Devo fare così per forza. Ok, queste sono le mie azioni. Quindi, costruzione ce l'ho fatta. Quindi, spengo la candela che ho trovato e costruisco allora a questo punto la zattera che diventa costruita. Quindi, potrò andare a fare un'azione di esplorazione poi per andare a salvare Jenny il prossimo giro e va bene. Poi, devo andare a fare l'azione di esplorazione che è avvenuta con successo e vado ad esplorare la pianura che mi permette di costruire la medicina a questo punto, ma soprattutto una buona notizia perché prendo tre di questi token e non mi dispiace affatto. C'è anche un animaletto, io non sposterò l'accampamento proprio per niente. Andiamo a vedere che cosa mi è arrivato, un pezzo di legno, non male. Le erbe, ma ho bisogno della pentola, già la butto via che non serve. E beh, il tabacco che mi aumenta il morale, buono, 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 buono. Quindi è finita anche l'esplorazione, facciamo l'azione di ripristino dell'accampamento, quindi guadagno due token e direi meno male e avanzo di uno sul morale. Oh, ok, va bene, va bene, va bene, è stato un buon giro. Perché finita la fase azione, queste risorse diventano disponibili, spendo subito il morale per portarlo a zero, spendo il legno e guadagno un altro legno. Signori, siamo a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, 6. Devo avere le pelli. Devo avere le pelli. E per avere le pelli devo costruire. Adesso andiamo a salvare Jenny. Devo uccidere animali. Meno male che ho il fiasco di. Ah, posso spendere il fiasco di rum. Spendo un fiasco di rum per recuperare una vita e spendo le due bottiglie vuote per aumentare il livello d'attacco a 3. Vabbè, meglio di niente. Ok, devo trovare il quarto totem perché il quarto totem è il relitto di mongolfiere e mi dà due pelli. Quindi devo andare alla ricerca del quarto totem. Va bene, si può fare. Vado a fare un'esplorazione qui. Male che vada, sposto l'accampamento qui e quindi. Ok, abbiamo finito il round, quindi lei si prende ancora due ferite, quindi va bene. Sposto avanti il round, siamo al quarto round. Allora, parte l'attività. Quindi vediamo la fase. Ah, c'è il tesoro. Rimuovete dalla scheda del personaggio questa cosa qua. Va bene, meno male, meno male. Questo tesoro se ne va via. Peschiamo un'altra carta. È una carta libro, cavolo, sono tutti libri. Quindi si prende un'altra ferita. Collocatemene uno nello spazio azione organizzazione dell'accampamento. Quindi ci vorranno due personaggi per fare l'organizzazione dell'accampamento. Quindi qui. Va bene, no, non va bene, ma questo esce, esce la depressione, arriva la consolazione, perdo un altro morale, ma ottengo due, no, basta, niente, perdo, devo scartare due carte invenzione, vabbè, il muro e il recinto, via, quindi
che erano le uniche due carte che mi aumentavano la palizzata, tra l'altro. Va bene. Ok, quando questo andrà via prenderò un danno, ma si può fare. Allora, direi che andiamo adesso a, nella fase di morale, andiamo a zero, porca miseria. Poi andiamo nella produzione e c'è sempre un legno e una banana, ok. Poi, allora, andiamo a fare due esplorazioni. La prima mettiamo qui loro due, la seconda mettiamo loro per andare a esplorare e andare a salvare Jenny. Quindi va bene. Anche perché Jenny nel frattempo ha, sì, ha 6 danni, quindi è ora che cominci a guarire, andiamo a salvarla. Poca roba, solo esplorazione, niente, 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 esplorazione. Loro esplorano con successo, andiamo a pescare magari il quarto, oh c'è il totem e il rifugio naturale, benissimo, e non mi muoverò più, eh. Quindi prendo un token qua. Poi, il totem, quarto totem che vado a pescare, il numero 4, eccolo qui, e questo mi dà la possibilità di trovare il relitto di mongolfiera e mi dà 2 pelli, quindi me ne mancano solo 2. Poi, è un vecchio macete, mi piace il vecchio macete, anche loro vanno qui sopra, mi piace assai il vecchio macete. Abbiamo finito la fase esplorazione, ora andiamo con successo a costruire la zattera, quindi la zattera viene costruita e Jenny è salvata. Ok, quando Jenny è salvata prendiamo una pedina che riguarda Jenny. L'unica azione che può fare, non può diventare il primo giocatore, durante la fase azioni Jenny può solo compiere un'azione riposo per guarire una ferita e non può fare nient'altro. Non può fare nient'altro. Obiettivo è costruire la scialuppa per vincere immediatamente. Abbiamo finito tutta la fase azioni, quindi questo scende, quindi lo spendo subito il vecchio macete per portare a 4 il livello d'attacco e ho 2 pelli. Poi devo per forza spendere cibo anche per Jenny, perché c'è scritto qui, durante la fase notte deve mangiare e può subire ferite se dorme all'aria aperta. Quindi fase notte, sposto l'accampamento, sono a livello 0, rimango a livello 0 perché questo è un accampamento naturale. Non prendo legno, ma a me non interessa il legno, perché ne ho 7 di legni. Questo è un accampamento naturale, io starò sempre lì, almeno a prendere un cibo. Poi, scambio le larve, siamo sempre nella fase notte, scambio le 2 larve, 2 cibi li spendo per lei e per il mio amico cuoco, non dormo fuori la notte, quindi non prendo ferite. Durante la fase notte mi guarisco di una ferita. Poi, visto che ho ancora un cibo, spendo 2 determinazioni per guarire 2 ferite, 1-2, mangiando un cibo. Quindi non lo spreco, ma guarisco delle ferite. Molto bene, molto molto bene. Sono messo malissimo con il cibo, malissimo davvero, anche perché siamo al quinto round. Prenderò ferite a go-go. Sono messo malissimo con il cibo. Ma basta che prendo, devo andare a uccidere un animale, vado a uccidere un animale. Ah, tra l'altro ce n'era un altro che è uscito, il terzo. Devo andare a uccidere un animale, perché se uccido un animale prendo pelli, devo prenderne 2. Per forza, perché coltello ce l'ho, corda ce l'ho, sedini ce l'ho e la pelle, ho vinto. Devo sopravvivere questi 2 giri. Devo davvero sopravvivere questi 2 giri. Ok. Fase notte l'abbiamo finita. Fase evento. Andiamo a riguardare questa carta. Il primo giocatore... finalmente! Oh, la crisi ha portato dopo qualche tempo che il primo giocatore riceve 2 token determinazione. Molto bene, che mi serviranno
tantissimo grazie a questa cosa. Poi andiamo a pescare un altro evento, è un altro evento libro, quindi prendo un danno per uno, mannaggia, ne devo salvare Jenny. Pescate tre carte belva dal mazzo, scegliete quella con la forza maggiore collocata là in cima. No, ti prego, 1, 2, 3, quindi se vado a cacciare, so chi andrò a cacciare, oh, l'alligatore, che non mi dà pelle, no, dai, ti prego. L'alligatore che mi fa un sacco di danni. Ah, oh, non ci voleva questo. C'è l'alligatore, il ghepardo, il camoscio. Non poteva venire il camoscio che avevo due pelli e finivo la partita, figurati. Figurati. L'alligatore che va qua in cima. Ok, questa esce, l'abbiamo già presa. Questo fuoco che non ho. Che non ho, è un personaggio, colloco in fondo al mazzo di caccia la carta che si trova in cima al mazzo e ottiene una carta, non è male. Oppure devo pescare la carta e combattere la belva, quindi vuol dire che prendo un sacco di danni. Cos'è che mi dà questa? Allora 6 contro 4, vado a meno 2, prendo 2 danni, si abbassa di 2, mi dà solo cibo, cavolo, non mi dà pelle. Vabbè, no buono, no buono, però a pelli come faccio a prenderle se non attacco? A meno che non vado venerdì e lui muore poi. Potrebbe essere che mando venerdì e lui muore. Prendo cibo, ho due giri, non ne ho tanti, eh. Non ne ho tanti. Non mi piace neanche un po'. Questa cosa non mi piace neanche un po'. Coltello, corda, mi mancano due pelli. Mi mancano due pelli. E dove posso andare a prendere le pelli? No, ce l'ho solo lì le pelli, non ne ho. Non ho altre opzioni. Va bene, fase morale. Spingo uno e prendo uno di questi. Va bene. Poi, fase produzione, produco solo un cibo. Fase azione. Allora, io avrei bisogno di due cibi. Almeno due cibi. Allora, posso andare con lui a fare un'azione di raccolta di un cibo. Con lui fare azione di raccolta di un altro cibo. E con loro due andare a combattere. Andare a combattere, però cibo non mi serve allora a sto punto, no, perché comunque ne prendo un sacco di cibo da lì. No, devo cambiare strategia. Allora, se vado a combattere con lui sono guai, con venerdì sono guai, ho solo 4 di attacco. Cos'è potrei costruire? Oh, posso costruire l'arco che mi dà 4 più 3, 7. Non è male, non male. Prima di andare ad attaccare, allora. Sì, allora vado a costruire l'arco, perché spendo un legno, me lo posso permettere di costruire l'arco. Me lo posso permettere, perché ho 3-6 legni. Ok, mi permetto di costruire un arco. Poi, dopo attaccherò, perché l'arco mi porta a 7. E allora vado ad attaccare. Quindi questo giro vado a prendere cibo da qui, a prendere cibo da qui. Vediamo se riusciamo a prendere un po' di cibo. Potrebbe essere. Allora, l'arco, a meno che... A me basta un cibo in realtà, eh. Sì, allora, vado a fare la costruzione sicura. Anzi, vado con lui a fare la costruzione sicura. Perché non voglio prendere, anzi no, lui può prendere ancora danni 1. Perché se tiro il dado, visto che vado a prendere cibo, e tiro il dado e viene la ferita nella raccolta cibo, lui può prendere ancora 2 ferite, eh? Quindi va bene. Va bene, perché un punto di domanda per lui è una ferita. Sì.
Ok, facciamo così, costruiamo l'arco. Buona idea, l'arco sicuro. Quindi, niente qui, niente qui, niente caccia, niente qui, costruzione anzi, non tiro il dado, costruisco l'arco sicuramente, quindi l'arco lo costruisco. Poi andiamo a raccogliere cibo e quello sì, devo tirare. Quindi non sono riuscito a non sono riuscito a prendere il cibo. No, vabbè. Allora, non è venuto il punto di domanda, ma non sono riuscito a prendere il cibo. E prendo una ferita. Porca vacca. Ah, non ci posso credere. Porca miseria. Questo non è una bella notizia. Prenderò un sacco di ferite. Ah, Jenny intanto andava a guarire. Questa è l'azione che fa Jenny. Ok, va bene, prendiamo un po' di danni. Allora, quindi lui torna con le pive nel sacco. Niente, però abbiamo costruito. Questo diventa disponibile l'arco, quindi mi aumenta di 3, 5, 6 e 7. Va bene. Va bene. Poi, fase meteo, devo tirare questo dado e ho paura. Viene meno 1 alla palizzata. La palizzata non la posso abbassare, quindi entrambi prendono un danno. Mamma mia, devo salvare Jenny. Entrambi prendono un danno. Va bene, palizzata non l'ho potuta aggiustare. Poi, fase notte. Allora, Jenny mangia. Ah, intanto lei nella risoluzione, scusate, guariva di 1. Fase notte, Jenny mangia per forza, lui prende due ferite. Nel frattempo il morale era salito a zero. Va bene, no, non va bene, ma pazienza. Poi non sposto l'accampamento, quindi sono riparato naturalmente. Va bene così. Ok, adesso sesto round. Andiamo ad attaccare la belva. Con lui e con no, aspettate, aspettate, dobbiamo fare tutto il giro, ragazzi. Sto partendo troppo agitato. Allora, ho finito il round, quindi sesto round, fase meteo. Se possibile, scegliete una tessera isola adiacente al vostro accampamento, girate la faccia in giù, diventa inaccessibile. Va bene. È certo che è possibile. È un token esplorazione, punto di domanda, va bene. Posso costruire un ponte con un personaggio e due leghe e ritorno accessibile, ma a me non interessa niente. Questo esce, ciascun giocatore deve perdere un token determinazione. Ok. Lei però ha richiesto non soddisfatta, prende una ferita, molto bene, perché c'è scritto qui. Durante la fase, eccola qua, subisce tutti gli eventi che hanno effetto su tutti i giocatori e la regola della richiesta non soddisfatta. Quindi ciascun giocatore prende, scarta un token determinazione, lei non ne ha, quindi prende una ferita. Però qui non succede niente, qua devo pescare la carta in cima al mazzo caccia e combattere la belva. Forse potrebbe essere buona questa, potrebbe essere buona quando esce. Esplorazione non ho intenzione di farla perché adesso mando lui e il cane qui a esplorare, mando lui qui a guarire di uno, sì, faccio così, però fase morale prima, andiamo avanti, fase di produzione, io qua guadagno comunque un cibo, ok, quindi lui va a riposarsi. E lei va a riposarsi anche lei e venerdì potrei mandarlo a prendere del cibo per forza. Per forza, mando venerdì a prendere del cibo sperando che non venga ferito, se no muore. Però posso scartare due determinazioni per sì, lo mando a prendere cibo, così almeno non prendiamo danni. Sì, allora, fase attacco. Niente qua, niente qui. Fase attacco.
Sappiamo che è l'alligatore, che ha forza 6, io 7 contro 6, poi perdo 2, vado a 5, guadagno 3 cibi. Ah no, allora lui non doveva mandarlo a prendere cibi, è inutile perché ha un sacco di cibo qua. Adesso, perché guadagno 3 cibi e questo se ne va, via. Quindi andare a prendere del cibo è stata una cosa che non si avrebbe dovuto fare. Quindi stai qui, non prendere danni, non mi interessa niente. Poi andiamo a fare la fase di attacco, l'abbiamo fatta, quindi loro due sono riusciti ad attaccare, abbiamo cibo a sufficienza questo giro, poi lui va a curarsi di una ferita, va benissimo, lei si cura di una ferita e va benissimo, e abbiamo già finito la nostra fase. Poi spendo due determinazioni e un cibo per guarire di due. Ok, mi piace sta roba. Quindi con le ferite sono decisamente tranquillo. Poi fase meteo, tiro, è ancora palizzata, quindi lei prende un danno, lui prende un danno e abbasso il morale di uno. Poi fase meteo l'abbiamo fatta, fase di notte, stanno qui ovviamente, tutti e due mangiano cibo, bene, molto bene, scarti tutto il cibo, perfetto, adesso dobbiamo trovare delle pelli, perché passiamo all'ottavo giorno, dobbiamo trovare delle pelli e poi costruire la scialuppa di salvataggio, questo è il grande obiettivo. Quindi peschiamo, fase di pesca, è un token, punto di domanda, sulla costruzione e mi va bene comunque. Ah, ciascun giocatore subisce un danno, geni al limite. Posso cacciare la belva oppure prenderemo, perché è arrivato un giaguaro. Posso cacciare la belva con un personaggio a livello d'attacco 2, può essere buona, ma questa mi obbliga, eccola qui, pescate la carta in cima al mazzo, caccia e combattete la belva. Dai, dimmi, dimmi che ci sono delle c'è una pelle, ed è un'iguana, va bene, va bene, va bene, l'iguana va bene, perché comunque 5 contro 4, scendo di 1, guadagno 3 cibi, quindi siamo molto messi bene con i cibi, e una pelle, me ne manca una, devo andare a combattere ancora. Devo andare a combattere ancora, senza ombra di dubbio. Vado di nuovo a combattere, quindi abbiamo fatto la fase evento, abbiamo fatto la fase morale dove si alza di uno e prendo un token e mi sta bene. Fase produzione, vabbè, produciamo un bel cibo, sì, un bel cibo. Stiamo lì tranquilli noi perché è un rifugio naturale. Abbiamo la fase di pianificazione. Allora, combattimento, tum, tum. Lui va a guarire e venerdì lo lasciamo lì, tranquillo. Perché non mi interessa adesso venerdì, non voglio esplorare, non voglio fare niente. Posso fargli costruire un qualcosa anche, eh? Magari... No, un pozzo no, la medicina no, la pala non mi serve. Quanto legno ho? No, 6 legni. No, no, non posso fare niente. Potrei fare 2 azioni attacco? Potrei fare 2 azioni attacco, 2 azioni combattimento. Rischio di prendere un botto di ferite. Ma non dovesse esserci pelle qui, mi troverei inguaiato all'ultimo round. Cibo ne ho. Cibo ne ho. Se trovo animali forti forti prendo un sacco di ferite. Però sì, doppio attacco. Faccio così. Doppio attacco. Quindi niente qua. Niente. Primo attacco con il cuoco e il cane. È un volatile. Lo sapevo. Forza 1 mi dà 2 cibi. Lo sapevo che era sfigatissimo. Lo sapevo. Guardate. Volatile. Non c'è pelle.
Ma pazzesca sta roba. Quindi loro tornano indietro, hanno vinto il combattimento. Ora torniamo al secondo combattimento. C'è la volpe, signori, è fatta. Quindi tacco 2, quindi 4 meno 2. Niente livello, 2 cibi, è un sacco di cibo che non serve a niente, ma soprattutto ho la pelle. Ho la pelle, signori, ho la pelle. Fantastico. Quindi la volpe è stata la mia salvezza. Meno male sono andato a fare 2 attacchi. Meno male sono andato a fare 2 attacchi. Quindi ho finito la fase. Lei ovviamente guarisce di 1. Fase meteo. Andiamo a tirare. Allora, qui aggiunge più 1. Aspettate, devo andare a controllare bene. Fase meteo. Il dado rosso, combattete una belva forza 3, ma io ho 4, quindi siamo a posto, ho combattuto la belva, non prendo niente, va benissimo. E cibo, quindi spendo 2 cibi, spendo 2 per guarire altri 2 ferite, 1-2, va benissimo. 0-0, lei guarisce di 1, ah no, niente, non ha mangiato, non prende cibo, non succede niente. Ultima round, quindi vado a pescare l'ultimo round, è un punto di domanda sul grigio, quindi meno male non prendo danni, colloco questo token tempesta, dov'è il token tempesta sul meteo, che tanto non dovrei fare, dov'è che è il token tempesta, se lo trovo, eccolo qui, questo token qui sul meteo. Quindi ci sarà una tempesta, dovrò diminuire di 1 il livello della palizzata. Va bene, questo esce il precipizio, non succede nulla, quindi va benissimo, molto bene. Io devo solo ed esclusivamente costruire la scialuppa di salvataggio. Vado a mettere i miei 6 legni qui. Oh, che meraviglia, questi bei 6 legni. Vado a mettere le 4 pelli, vado a mettere i 2 personaggi, li vado già a mettere, non mi importa, pescherò una carta, ma chissene. Loro 2 se ne stanno qui tranquilli, lei va a riposarsi, devo fare la fase morale, spingo avanti, viene 2 di morale e 2 token determinazione. Fase di produzione, questo cibo qua se n'era andato tutto, vado a prendere un cibo. Fase di pianificazione, vado solo ad costruire. Fase di attivazione, devo pescare comunque la carta anche se ho mandato 2 persone a fare la costruzione. Sono riuscito a chiudere, a costruire la scialuppa di salvataggio, quindi pago tutto il legno e tutta la pelle che dovevo fare. Sono riuscito a costruire la scialuppa di salvataggio, io e Jenny partiamo per la nostra crociera con la scialuppa di salvataggio in mezzo al mare all'8° round. Sono riuscito a portare Jenny in salvo, la carta che pescavo era collocate 2 token neri su 2 oggetti, rimescolate la carta in mezzo al mazzo, meno male perché avrei potuto usare arco o coltello o corda, ma sarebbe stato un problema ripescare questa carta perché questi 2 oggetti diventavano non, vedete, esauriti, girate gli oggetti contrassegnati faccia in su, lato invenzione, annullati i loro effetti se possibile. Quindi il loro effetto sarebbe stato sicuramente l'arco, ma la corda non potevo usarla per costruire la scialuppa. Mi è andata davvero bene. Signori, sono riuscito a vincere, se non ho fatto troppi errori, non mi sembra, ma può darsi abbia fatto forse degli errori di fretta nel farlo. È un bello scenario questo, devo dire che quelle pelli mi hanno veramente fatto faticare, ho dovuto uccidere 4 animali per ottenere 2 pelli, la volpe e l'iguana, quando sarebbe bastato uccidere un camoscio ad esempio, o altri animali, adesso non so quali altri animali potevano venire, guardate, il camoscio sarebbe stato perfetto, il ghepardo anche, il tapiro, bello il tapiro, un buon animale, la tigre me ne dava 2 anche lei, eccetera eccetera. Comunque, buona continuazione, grazie per aver visto il video fin qua, se vi è piaciuto il canale, mettete il video, mettete un like, se vi piace il canale iscrivetevi,
Il terzo scenario, Jenny ha bisogno di aiuto, è stato vinto, sono salpato in mezzo al mare, chissà i prossimi scenari, che cosa succederà. Grazie per aver guardato il video fin qui, buona giornata a tutti, alla prossima.